Buongiorno vostro Homeless, faccio questo video perché ormai sta iniziando l'estate e voglio far vedere come mi vesto. Oggi faccio vedere questo abbigliamento che grosso modo è sempre il solito, beh, chiaramente cambiano colori, cambiano, ora vi faccio vedere comunque, cambia la maglietta, non è che uso sempre tutta l'estate la solita maglietta. E comunque ve lo faccio vedere. Allora, intanto partiamo dalla maglia. Intanto vi faccio vedere che mi sono rasato i capelli a zero e la barba a zero. Ho fatto già un video, penso possiate guardare, insomma, chi l'abbia già pubblicato, perché era da più di un anno che non me la facevo. Quindi ho pensato che, a parte il fatto dell'estate, il fatto che comunque questo, diciamo, è il mio standard, ovvero testa rasata e barba fatta, è il mio standard. Allora, questa maglia l'ho presa a Londra, maniche lunghe. Vediamo un po' se riesco a inquadrare. Sì. La presi a Londra, maglia molto carina, il tessuto è veramente buono, ve lo posso assicurare, però chiaramente ha del tempo, infatti vedete qua è rotta sotto, sia qua che vediamo un po' se non quadro, sì, che anche qua è rotta sotto, ha del tempo, però è molto carina, veramente una maglia carina, sì, sul leggero, è leggera, non è particolarmente leggera, ma è leggera comunque. Qui c'è questo colletto, che anche questo è molto carino. Questa maglia è molto molto carina, io credo che certi aspetti mi doni, però comincia a essere un po' stretta, l'ho lavata diverse volte, si è un po' ritirata tra virgolette, ma è davvero diversi mesi dell'anno scorso. E questa è la maglia, poi faccio vedere, e poi ho la tuta, questa è la tuta, spero che un po' così. Questa è la tuta, è molto carina, ora è 2 settimane che la uso, quindi questa va lavata 10 giorni, 10-12 giorni, va lavata, va levata. Devo toglierla e cambiarla. È comunque una tuta molto carina, è grigia. A me piace il colore. A me piace parecchio. Ora la vedo un po', la vedete un po' con un po' di peluria, in realtà non ce l'ha. Dopo lavata diviene liscia e diciamo pulita. È tipo questa, il colore chiaramente è diverso, però viene tipo questa. Invece ora ha un po' di peluria, sembra che sia invernale, in realtà ora metto un attimo, se non è invernale, è estiva, sì, perché è leggera, è roba leggera. E poi abbiamo, vabbè, il quadro, però vediamo un po', e poi abbiamo queste, sono le ciabatte, ora sono un po' consumate, dell'Arena, ottime, prese l'anno scorso a dicembre, ho un problema a un piede che devo, cioè non è che è un problema, diciamo che deve prendere un po' d'aria, un piede ancora si deve rimettere un po' a posto, qualche fastidietto me lo crea. Quindi nulla, c'è queste qua, ciabatte, e poi invece calzini neri, questi l'ho preso, vabbè, che questi andrebbero cambiati, perché chiaramente ogni tanto vanno cambiati. E niente, questo è il mio look estivo. Ora, se riuscissi a farvelo vedere al completo, ma non sono sicuro perché purtroppo, vediamo un po', aspettate, non abbiate sempre freccia. Aia, vediamo un po' se ce l'ha. Aspettate. Questo qua. Di più, vediamo un po' se mi metto alla luce, spero possiate vedere. Sì. Questo è il look in cui vado a giro, la testa scena mi preoccupate, la testa scena mi preoccupate. E questo è il look, vediamo un po' se riesco ancora meglio a inquadrarvelo di qua. Aspettate, non vi muovo. E questo è il look, basta. Niente, ditemi cosa ne pensate, sappiate che lo so che è estate, cioè siamo all'inizio d'estate, e ditemi voi cosa ne pensate, chiaramente direte ma la maglietta a maniche lunghe, lo so, però era per cambiare, poi ce l'avevo, poi è una sorta di ricordo, però questa è l'ultima volta l'indosso perché non la laverò più, probabilmente la getterò via. E niente, tutto qua. Buona giornata a tutti e casomai ditemi cosa indossate voi. Buona giornata.